Quarta tappa del sesto trofeo Orion Master Wisp. La Wisp torna nuovamente a far tappa qui in provincia di Salerno a distanza di 2 anni, la tappa di Pagani. Come ritornare in provincia di Salerno? Ma innanzitutto la Wisp è itinerante, per cui era importante tornare a Salerno e trovare una sede alternativa a Pagani, perché era importante comunque portare un poco il movimento Wisp in tutte le piscine che fanno attività Wisp. Questa settimana c'è stata un grave lutto per il mondo del nuoto, era importante stare in una delle sedi dell'Acqua Chiara, ma anche perché oggi in particolar modo noi abbiamo, oltre al minuto di silenzio, abbiamo cercato di ridurre al minimo anche le celebrazioni agonistiche. Infatti noi abbiamo fatto manco le premiazioni. L'affluenza a questa quarta tappa com'è stata? Mi sono anche abbastanza meravigliato, perché contrariamente a quelle delle altre tappe siamo andati oltre i 400 presenti, quindi siamo oltre 800 atleti gare. Prossima tappa invece l'ex regionale, andremo a Venafro. E anche qua siamo in un'altra novità. Venafro, che era uno degli impianti dove difficilmente si fa attività, noi della Wisp Campania, che in questo momento come, Lega, come nuovo settore nuoto siamo anche la struttura di attività più solida nel centro-sud, così come l'anno scorso siamo stati vicino a Potenza a cercare di sostenere l'impianto di Venosa, adesso andiamo a inaugurare questo impianto che poi è gestito da un nostro nuotatore, Francesco Vespa, che non dimentichiamo che comunque è stato uno degli emblemi della Wisp